Buongiorno a tutti, questo è il film Dimenticare Palermo. Partiamo subito dalla Tornara Bordonaro, zona di Vergine Maria. Qui vediamo i due protagonisti del film, marito e moglie, quindi gli attori Jane Belushi e Mimi Rogers, che fanno una luna di miele a Palermo e si fermano in questo posto meraviglioso a Vergine Maria. È molto bello come posto. Poi da qua passiamo direttamente a Piazza Castelnuovo, Piazza Politeama, che qua adesso è diventata zona pedonale. Poi lì stanno facendo dei lavori per la metropolitana. Non si sa quando finiranno, io penso che fra almeno altri 5-6 anni sicuramente. C'è molto vento, c'è stato molto vento in quei giorni. E questo chiaramente deve essere l'albero. Ingresso che parlava James Belushi, questo è Palazzo Steri a Palermo, Piazza Marina. Questa è la parte dove c'è stata la sparatoria, ovvero ovviamente è tutto diverso perché c'è il campetto di calcio, è cambiato tutto. Qui siamo a Bagheria, dove i coniugi vanno a cercare il padre di lui. Qui siamo a Corso Butera, che è una zona pedonale. Qui invece vediamo Jane Belushi dietro la cattedrale, piazza Settangeli, che ruba una macchina. Adesso vediamo inquadrata la strada da un'altra prospettiva. Qui passiamo invece alla Vucciria, si vede dall'alto lo Shanghai, che adesso non esiste più praticamente perché è stato abbattuto, saranno ristrutturato. E questa invece è la piazza, proprio alla Vucciria, il mercato della Vucciria. Invece di qua passiamo direttamente a Piazza Bologna. Adesso è cambiato tutto, li stanno ristrutturando. E concludiamo il video con questa scena che si vede praticamente il cocchiere con il cavallo che è davanti alla chiesa della cattedrale. Qui possiamo osservare che c'è un muretto in alto che io mi ricordo quando ero ragazzino, che poi è stato rimosso, forse stavano facendo sicuramente dei lavori. Qui è proprio davanti l'ingresso del Grand Hotel, che effettivamente quella è la scuola Vittorio Emanuele. Io vi saluto, vi invito a iscrivervi al canale YouTube della Fast Video e alla prossima. Ciao ciao!